Nell'episodio precedente. Oddio! Che cazzo è? È una bambola quella! Cazzo, non è una bambola! Ho trovato un posto segreto! Entrare nella porta principale, oddio! Raga, i sotterranei in teoria dovrebbero essere qui sotto. Bella a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video, io sono FaviJ. Oggi siamo qui sul secondo episodio di Mad Father. Prima di iniziare ragazzi volevo ringraziarvi di cuore perché mi avete chiesto di continuare questa splendida serie. Perché sono veramente contento che l'abbiate apprezzata. Molti, diciamo, si fermano a giudicare, diciamo, la grafica dei videogame. Invece voi siete andati oltre questo e mi avete, diciamo, chiesto di continuarlo perché avete capito che la storia è veramente fantastica. Io stesso reputo questo un grandissimo titolo, se no non l'avrei mai iniziato. E quindi sono veramente contento che sia piaciuto anche a voi. Quindi da adesso in avanti cercherò di narrare come si deve. Cercherò di fare la voce dei personaggi, sì, ci proverò. E ridurrò anche i tagli se riesco, quindi direi di iniziare. Vabbè, scusate la premessa come al solito. Andiamo su continua. Allora, eravamo rimasti nella... Perfetto! Eravamo rimasti in questa stanza fantastica, piena di sangue, c'è scritto... Me l'avete anche detto che cosa c'è scritto ma non mi ricordo più. Eravamo rimasti che dovevamo andare nel sotterraneo a salvare nostro padre perché si era sentito un urlo e vabbè, non siamo ancora arrivati, va bene. Direi di andare di sotto. Non mi ricordo perché... Ah, ecco, perfetto. C'era tutto sto casino di mostri messi insieme. Buongiorno. Mi fate passare? No, eh? I can get through there. Ho capito. Ci avrei scommesso, neanche io mi ci stufferei a bomba lì in mezzo. Comunque, vabbè. Direi di tornare indietro. Vabbè, andiamo. Dove cazzo dovrei andare a sto punto se lì non ci posso andare? Allora, mi avete... Ah, ecco! Mi avete anche detto, sì, perché... tra l'altro ho cambiato la posizione della webcam perché a sinistra copriva il menu. Mi avete detto che il coltello serve ad aprire una scatola di sopra. Vi ringrazio... No, veramente era nel bagno. Comunque, vabbè, vi ringrazio per avermelo detto. Non mi ha stuprato, ok, perfetto. Vi ringrazio per avermelo detto perché non ci sarei mai arrivato. La scatola dovrebbe essere questa, se non sbaglio. Vediamo. Sì, ce l'ho fatta. Chissà che minchia c'è lì dentro. Cos'è, un pacco regalo? È un accendino vuoto, ok. Un accendino vuoto, che cazzo me ne faccio? Niente. Che cazzo me ne faccio di un accendino vuoto? Vabbè. Ah, minchia, c'è l'olio per l'accendino. Allora sì, riempiamolo, perfetto, ci siamo. Forse ci siamo. Aspettate un attimo. Che cazzo stai riempiendo, una caraffa? Ah no, perfetto, got the lighter, perfetto. Ci siamo con l'accendino. Che cosa minchia me ne faccio dell'accendino? Fatemi capire. Allora fatemi pensare, che cazzo mi serve un accendino? Dov'è che non sono andato che mi serviva un accendino? Non lo so. Ah, forse di... Cazzo, mi ero dimenticato che c'erano sti cosi. Vabbè. Non mi ricordo precisamente dove dovevo andare. Forse devo accendere i fornelli? No, veramente qui c'ero già stato. Allora, raga, mi sto confondendo. Qui sotto non ci posso andare perché... Non è che gli fa paura il fuoco. Prova a dargli fuoco. No, niente, non fa paura neanche il fuoco. Quindi non serve un cazzo. Prova ad andare di sopra a sto punto. Allora, siamo qui. C'è... Beh, sta stanza non penso che mi serva... C'è sempre sta porta che non ho capito come si apre. Tanto è tutto chiuso. Mi servono delle... Ah, mi avete anche detto che c'era una specie di... Mi avete detto che c'è uno scaffale... Ah, perfetto, forse è questo. No, non è questo, cazzate. C'è uno scaffale particolare da dove dovrebbe scendere qualcosa, mi pare. Avete detto... Non mi ricordo cosa... Ah, forse è questo. Ricordo di questo libro. C'è una ragazza che ha un misterioso potere, ha il misterioso potere di controllare il fuoco. È andato in un viaggio, ha viaggiato per trovare la famiglia dalla quale è stata separata, dicendo brucerò qualsiasi cosa al mio passaggio. E ha fatto esattamente quello che ha detto. Ma io credo nella fine, il suo potere è andato fuori controllo e ha distrutto il mondo. Che bel racconto, un bel racconto per bambini. Così lei non ha mai conosciuto la sua famiglia fino alla fine ed è rimasta per sempre sola. Una povera ragazza sola. Bello, fantastico, sono veramente... Minchia, mi hai migliorato l'umore, cazzo. Io, se io perdessi papà, sarei solo anch'io, sì. E non voglio esserlo, va bene, andiamo a salvare papà. Ma se leggi i libri non facciamo un cazzo. I have to... Sì, devo salvare mio padre alla veloce. Bene, se smetti di leggere, brava, hai capito. Beh, salviamo innanzitutto, allora, perfetto, ci siamo. Devo capire che cazzo fare. Allora, gli scaffali non servono a niente, mi mentite. Devo andare... Ok, questa è chiusa. Cosa? Che cazzo, adesso si è svegliata? Cioè, adesso se ne esce dicendo che puoi bruciare quei cosi? Sì, usalo cazzo, fa qualcosa. Cioè, è un'ora che giro come un coglione. Ma ci sono passato di qui anche prima. Ma che cazzo? Ok, bene.
Brucia, fantastico. It hurts, help me. Fa male, aiutatemi, non vi aiuto un cazzo. Andiamo avanti. Sì, hai fatto un casino, hai fatto. Vabbè, non importa. Se ce l'abbiamo fatta. No, perché sei tornato indietro? Fatemi salvare prima, ok. Allora, raga, probabilmente dovevo reggere quella roba nelle librerie. Quella storia della ragazza di fuoco di prima che mi avrebbe fatto capire che dovevo bruciare quei cosi. C'è un casino, vabbè, ci siamo, vai. Possiamo passare, grande. Ci ho messo un secolo. Siamo arrivati, raga, sono i sotterranei. Allora, raga, qua dovrebbe esserci mio padre, perfetto, vai. Ci dovrebbe essere, ok, salviamo. Vai, questa è la porta. Permesso. Che cazzo, Maria. C'è ancora viva questa. Sì. Sei bendata, sì, sei bendata, sì, però starò bene, ok. Ah, già, mi sono dimenticato che devo fare le voci, raga. Non mi fate far sta cosa, vabbè, ci provo, dai. Vabbè, lei la faccio normale. Dimenticami. Scappa in qualsiasi posto che sia sicuro. È troppo pericoloso qui. Dov'è, papà? L'ho sentito urlare nell'altra stanza. Ah, devo salvare il dottore. Ok. Mica, questa non era una voce proprio da donna. Non puoi andarci con quelle bende. Ma... Maria, cos'è successo, papà? Il dottore... è fuggito con sua moglie. Sua moglie? Lei? Sua moglie? Mia mamma? Ma che stai dicendo, Maria? Maria, la madre dovrebbe essere morta in teoria, però vabbè. Mi sembrava che fosse passato. Ok. C'è di nuovo il professor Layton! Ancora tu? Ad ogni modo sembra che tuo padre se ne sia andato in profondità in un labirinto sotterraneo. Mia madre è passata di qui? Che cosa sta succedendo? In questo modo stai soltanto confermando i tuoi sospetti. Non credi? Dove cazzo vai? Oddio, a risolvere enigmi. Perfetto. Quello strano ragazzo. Perfetto, ci siamo. Allora, raga, Maria è mezza morta, va bene. Raga, guardate bene sto sacchetto, ve lo ricordate? Raga, c'è un sacchetto Paranormal Pattumiera. È lui. Paranormal Pattumiera, vabbè, andiamo avanti. Seguiamo il professor Layton. Allora, ok. Cioè, papà! Cazzo! Papà! Cosa ci fa lì mio... Ah, sti cazzi del balcone 2! Vabbè. Mamma? Sei tu? Aspetta! Oh, cazzo! Si è portata via papà! Non ci posso credere! È veramente la mamma? Credo di sì. Non hai notato qualcosa? Ma che cazzo! C'è il professor Layton che spunta ovunque! La tragedia che ha portato qui, la maledizione di tua mamma. Sì, raga, io credo che la mamma sia qui... perché il padre effettivamente l'ha uccisa. Tan tan tan. Però vabbè, continuiamo. Noi non lo sapremo mai finché non andiamo avanti. La maledizione che ha portato alla morte di tuo padre. Quindi quella donna dovrebbe essere... Sì, quindi è realizzato. Quella è tua madre. Ok. Si è aperta la porta. Cazzo. Non vorrei proprio andare lì dentro. Ma vabbè, andiamoci. Stanza dei cadaveri. Atmosfera. C'ho paura, cazzo. Andiamo avanti. Oh cazzo, c'è una testa. Perché? Ok, where is body? Dov'è il mio corpo? Benissimo. Ok, sì, mi fa schifo anche a me a sentire una testa che parla così. Va bene. Paranormal Pattumiera ovunque. Direi di andare. Dove cazzo se l'è portato mio padre? Ok, andiamo avanti. Raga, c'è della dinamite. Oh mio Dio. Devo trovare un punto di salvataggio, perché sennò non vado tanto avanti. Perfetto, buio, non vedo un cazzo. Saliamo le scale, spero di trovare un corvo prima o poi, perché sennò non posso salvare la partita. Ok, porta sbloccata? Perché? Ah, ok, siamo tornati su, perfetto. Allora, il corvo ce l'abbiamo. Adesso che siamo tornati su possiamo muoverci più velocemente. Perfetto. Direi di andare avanti. Allora, eravamo rimasti che devo trovare praticamente mia madre che ha rapito mio padre. Raga, la trama si infittisce. Che cazzo era quello? Avete visto anche voi? C'era qualcuno qui. Non me lo sono immaginato. Credo. Veramente c'era qualcuno qui? Non me lo sono immaginato. Chi è? Che se qualcuno mi spia gli tiro un cazzotto. Un altro corvo, perfetto. Devo trovare... Non vedo un cazzo, ma non si può usare tipo l'accendino per fare più luce? No, non posso farlo, vero? No, va bene. Anche perché non c'ho proprio più l'accendino, ma non importa. Allora, c'è un'altra scala qui, che credo sia l'unica... Hai preso scala. Ah, ok, possiamo andare nell'attico, raga. Abbiamo preso il pezzo della scala. Quindi direi di tornare indietro. Allora, andiamo avanti. Dobbiamo tornare nell'attico a questo punto, dove c'era la scala incompleta, diciamo. Allora, ci siamo... non so sinceramente che cosa ci può essere nell'attico. Però vabbè, metti la scala, mettila. Devo metterla io forse, vai. Ci siamo.
Grandissimo, fantastico. Allora ci siamo, vai così. C'è una gemma, l'ho vista anche prima. Allora hai preso gemma, perfetto. Devo buttarla mica di sotto sta cosa. Ok, si è spaccata, ovviamente. C'è qualcosa di qui. Speriamo che sia, non lo so, perché non ho idea di che cazzo mi possa servire per andare avanti. Una chiave a sto punto. Questa è? Una motosega? Ma che cazzo mi ci faccio con una motosega? Oh mio Dio. No, veramente, una motosega era l'ultima cosa che mi aspettavo di usare. Premi il tasto speciale per equipaggiare la motosega. Può essere normalmente equipaggiata nel sotterraneo. Quando è equipaggiata premi il tasto conferma per far sì che Aya faccia ruotare la motosega. Faccia ruotare la motosega, vabbè. Certi oggetti come barili, cose vuote possono essere distrutte grazie a questo. Non può essere utilizzata per attaccare i nemici. Come no, cazzo, una motosega. Vabbè, fa attenzione che non puoi aprire menu o guardare oggetti finché hai la motosega fuori, va bene. Come che nostalgia? Che cazzo vuol dire che nostalgia? Perché giocavi con la motosega da piccola? Che già sei piccola, vabbè. Ricordo mio padre che giocava con questa. Come giocava con questa? Ma come? Ma che ti faceva giocare con la motosega? Vabbè, non voglio far domande. Andiamo. Ma no! Ma cosa? Ma come fai a giocare con una motosega? Ma perché una bambina deve giocare con le motoseghe? Vabbè, perché stai roteando? Perché stai giocando con la motosega? Scusami, scusami un cazzo, vabbè. Questo non è un giocattolo, ma va? È veramente pericoloso, hai capito? Mai giocare con la motosega ancora. Scusa, papà. Sono contento che non ti sia fatta male. Pensavo potesse essere ovunque al di fuori della tua portata. E invece no. Dove diavolo l'hai trovata, Aya? Scusami, papà. Ok, mi fa tenerezza, poverina. Sì, anche lui piange. Va bene. Ok, abbiamo capito che lei giocava con le motoseghe da Lollipop Chainsaw. Vabbè, lasciamo stare. Allora, con Shift la tiro fuori. Con Z la uso per spaccare. Ah, perfetto. Che figo. Posso demolire la roba. Sì. Vai così. Demoliamo tutto. Vai. Madonna mia santissima. Vai così. Demoliamo qualsiasi cosa. Il problema è che non so che cazzo mi può servire tranne questo. Vabbè, abbiamo una motosega. Questo è un passo avanti. Che prima non ho sfondato. Vabbè, noi proviamo. Che cazzo è successo? Perché è inciampata? Che cazzo è successo? Ho sentito qualcosa afferrarmi la gamba. Cosa? Che cazzo ti ha afferrato la gamba? Oddio! Che è? È quella di The Grudge. No, striscia. Bastardi. Ok, vai. Vai veloce. Cazzo, non posso fare remix. Vai. Sì, sono fatta. Che cazzo. Che cazzo è successo? Qualcuno mi aveva afferrato per la gamba, non so chi. Oh mio Dio, è stato traumatico. Attenzione che io c'ho una motosega. C'ho una motosega, non ho paura di usarla. Ma non posso tirarla fuori. Perché non posso usare la motosega? Ah, posso usarla soltanto nei sotterranei, ok. Quindi non serve un cazzo venire qui. Perché ho fatto di nuovo sto passaggio? Posso usarla soltanto nei sotterranei. Allora che cazzo ci sono venuto a fare qua? Fatemi capire. Vabbè, andiamo avanti. Vediamo se riesco a tirarla fuori. Sì, ok. Devo... però che cazzo ci devo fare nei sotterranei con sta roba? Cosa... Non c'è nulla da buttare giù. Ah sì, qua ci sono altri barili, vai. Ah, c'è una porta, cazzo, non l'avevo vista. Ok, raga, ci siamo. Possiamo andare avanti, fatemi salvare, perfetto. Si sta veramente, la trama è fantastica. Non vedo l'ora di scoprire di più. Cos'è? Cos'è sta roba a terra? Cos'è? Ah, è semplicemente un solco, sì, fantastico. Oh mio Dio, è lui! Non ci credo! È il maestro Muten! Ma che cazzo ci fa lì? Un vecchio uomo sta borbottando con se stesso, wow! Non lo so, che cosa cazzo sta borbottando? È drogato! Vabbè, una gemma! Ho trovato una gemma, benissimo! Ci sono le gemme che non ho ancora capito a che cazzo mi servono, ma le sto raccogliendo tutte. Beh, ci siamo. Che cazzo di posto è questo? Oh mio Dio, mi ricorda Penumbra! Bene, andiamo avanti. Direi di... Ok, raga, salve. Chi cazzo sei? È chiusa all'interno, perfetto. Apri che ti do una mano. Oddio, perché non c'ha gli occhi? Non posso vedere niente. Oh cazzo, quell'uomo mi ha portato via gli occhi. Ma che schifo, ma cazzo. Vabbè raga, io direi di chiudere qui l'episodio, anche perché sta diventando macabro. Mi avete detto tutti anche che tra un po' inizierà a fare veramente paura. Quindi direi che siamo arrivati al punto limite, raga. Non oso pensare che cosa succederà nelle prossime puntate. Io per questo episodio la chiudo qui. Se vi è piaciuto il video, come al solito, lasciate un commento, mi piace, anche la pagina di Facebook, e come in ogni video trovate nella descrizione. Se non siete ancora iscritti, iscrivetevi e noi ci vediamo in un prossimo video. Bella ragazzi!